Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratello, questa nostra celebrazione di questa sera, questo tempo di grazia che Dio ci sta concedendo di vivere al termine di questa nostra giornata, la offriamo al Signore per le anime del purgatorio, per le anime dei nostri fratelli che sono nella sofferenza, quelle anime che gridano notte e giorno, che gridano e invocano le nostre preghiere per poter respirare della vita di Dio, per poter respirare della grazia di Dio che è la salvezza eterna. Prima di celebrare degnamente questi santi misteri, apriamo il nostro cuore al Signore e chiediamo umilmente perdono a Dio dei nostri peccati. Bene, questo è il nostro ultimo appuntamento, prima tutto dell'estate, poi ci rivedremo in settembre per questo incontro di questo tipo di preghiera per le anime del purgatorio. È stata una scelta che abbiamo pensato con il mese di novembre di vivere questo tipo di spiritualità e abbiamo cercato di contarlo un po' tutto nel corso di questo anno liturgico, di dare del spazio della nostra vita di fede a questo amore, a questa devozione, questa realtà che fa parte della nostra vita spirituale, della nostra vita, in quanto noi preghiamo per le persone che hanno condiviso con noi pezzi di vita, storia. Per questo motivo io non nomino nessun defunto, perché è una celebrazione in cui tutti voi, ricordandovi proprio nel momento della consacrazione, un'anima o più anime di persone care, di persone che conoscete e non conoscete, che volete portare proprio nella preghiera per dire a Gesù, ecco, queste nostre persone che ora non ci sono più con noi, di portarteli con te nella gloria eterna. Noi sappiamo che la morte di per sé, soprattutto il distacco, no, delle persone care, arreca sempre un dolore nella nostra vita, ci dà un senso di smarrimento quando perdiamo i nostri punti di riferimento e quindi il ritrovarli nella fede e nella preghiera può essere un grande sostegno, un grande aiuto e supporto per questo nostro camminare spiritualmente con le persone che ormai non ci sono più in mezzo a noi fisicamente, ma vogliamo fare esperienza della loro presenza nella fede in Gesù spiritualmente. Certo, noi preghiamo in modo particolare per quella chiesa intermedia, la chiesa borgante, cioè dove questo luogo giungono quelle anime che in vita non hanno avuto modo di espiare o di purificare completamente la loro anima e secondo quello che è stato prestabilito nel giudizio dopo la morte davanti a Dio, dove l'anima intuisce, viene a conoscenza di quello che deve essere un motivo di purificazione, comincia quindi quel percorso di quella purificazione, di quel fuoco eterno che in realtà è doloroso, perché l'anima si libera di quello che è stato un qualcosa che si è appiccicato, no, nella nostra interiorità a causa della nostra debolezza, del nostro peccato, per cui siccome dobbiamo liberarcene da questa realtà, è ovvio che ogni taglio, ogni purificazione porta
un suo dolore e una sua sofferenza, secondo quello che poi è la gravità del peccato, la gravità della colpa. Vi è naturalmente il grado di purificazione che le anime vivono. Sono quelle anime che a volte ricevono subito anche dei suffragi, delle preghiere, come la Chiesa ci insegna di pregare quelle anime un po' più abbandonate, quelle che non ricevono suffragi, non ricevono preghiere. Noi ci impegniamo proprio in questi nostri incontri a pregare per tutte le sante anime del Purgatorio perché possano ricevere la preghiera di ciascuno di voi, Dio possa accogliere la preghiera, quell'intenzione di ciascuno di noi, quindi vedete quanti ne siamo, quante intenzioni mettiamo insieme e presentiamo il pane per tutte quelle persone che voi sicuramente avete nel cuore e state presentando a Gesù, affinché anche questa sera, questo giovedì sera, che è il giorno anche del ricordo, no? dell'inizio della passione di Gesù con i Getsemani, e quindi di chiedere al Signore per i meriti della tua passione, per i meriti della tua sofferenza, di accogliere le anime di questi nostri fratelli, di qualunque realtà essi sono, di qualunque nazionalità, di qualunque cultura, razza. Noi vogliamo e desideriamo Gesù per dare gloria a te qui questa sera, proprio per il sacrificio che ti portiamo nella Santa Messa, tu puoi accogliere altre innumerevoli anime nel tuo regno di luce, di amore, e di dare a queste anime quel riposo meditato eterno in te. E quando le anime poi, come sempre ve l'ho detto, no, entrano nel mondo di Dio, nella vita di Dio, per le nostre preghiere, il Signore ci ridà tantissime grazie anche a noi, proprio perché le anime ringraziano Dio, implorano Dio per sdebitarsi, no? Parlando in termini della categoria umana, di quello che noi abbiamo fatto per loro, affinché possa scegliere su di noi tante benedizioni dal cielo. Allora si vive quello che noi credo, nella Chiesa Cattolica crediamo, no? La comunione dei santi. Noi viviamo quindi questo rapporto con la Chiesa Celeste, quindi con la comunità dei santi, ma anche con queste anime purganti alla quale noi vogliamo dare una mano, vogliamo pregare proprio per loro, perché questa sera, ripeto, molte anime possano entrare nella luce definitiva di Dio e rendere gloria a Dio per quello che noi abbiamo fatto anche per loro in questa nostra celebrazione. Affidiamo anche a Maria, la madre di tutti i santi, la madre del cielo, la madre nostra, che anche lei, ecco, tiene a cuore le anime del Purgatorio, che secondo la tradizione cattolica si dice appunto che Maria ogni sabato scende nel Purgatorio per alleviare la sofferenza di questi nostri fratelli. Noi gli chiediamo che la sua preghiera possa essere di grande intercessione unita alla nostra, per poter offrire a Padre tante anime per poter entrare nella gloria e nel regno di Dio. Allora, cari fratelli, ecco, cerchiamo di proseguire questa nostra celebrazione, cerchiamo di tenere proprio lo sguardo su Gesù che sta qui presente in mezzo a noi, e di chiedere al Signore tutto quello che il vostro cuore desidera. E se ci sono dei rapporti in cui noi ci siamo lasciati un po' con i nostri defunti, o con qualche defunto amico, qualche defunto nemico, di chiedere a Gesù anche la riconciliazione in questa nostra celebrazione, anche se non abbiamo avuto modo di fare su questa terra, ma la possiamo fare in Gesù, pensando a quell'anima
di cui non ci siamo lasciati bene, di celebrare in Gesù il perdono reciproco affinché noi possiamo sperimentare la pace di Gesù nel nostro cuore, l'anima possa sperimentare anche quel liberarsi, no? di quella rabbia, di quella qualcosa che non gli ha permesso poi di vivere definitivamente la vita con Dio. E allora sostiamo in silenzio nel momento della consacrazione e cerchiamo di chiedere a Gesù questa sera, ecco, di benedire tutte le nostre intenzioni. Pensiamo a quale anime questa sera vogliamo dire a Gesù: fa che stasera finiscano le sofferenze e i tormenti per entrare nella tua gloria. In modo particolare, preghiamo per i bambini abortiti, bambini morti, incidenti. Preghiamo per tutti quei fondi che ora il Signore ci metterà nel cuore. Mi propongo di compiere ogni cosa per il tuo amore, per la tua gloria, per adempiere alla tua divina volontà, così da suffragare le anime sante del Purgatorio e supplicare la grazia di una vera conversione di tutti i peccatori. Ecco, invito anche a chi vivesse la sua spiritualità del mondo ortodosso. Sentiamoci in comunione, perché anche nel mondo ortodosso il purgatorio è visto una concezione diversa, perché l'anima, secondo la teologia orientale, siccome è pneumatologica, c'è una chiesa molto fortemente pneumatologica, si spia tutto su questa terra. E allora io voglio pregare anche per tutte le anime dei punti dell'albero genealogico, di tutte le anime il mondo ortodosso. Intendo operare ogni cosa in unione alle purissime intenzioni che nella loro vita ebbero Gesù, Maria, tutti i santi che sono in cielo e tutti i giusti che sono sulla terra. Ricevi, mio Dio, questo mio cuore e donami la tua santa benedizione insieme alla grazia di non commettere peccati mortali durante la vita e di unirmi spiritualmente alla Santa Messa che oggi si celebrano nel mondo, applicato il suffragio alle anime sante del Purgatorio e specialmente lì ognuno può dire il suo nome nel cuore davanti a Gesù. Quell'offerta che faranno a Gesù sarà per quest'anno che voi stasera. Una cosa gratuita a Dio e soprattutto anche per gli amici. Non abbiate paura. È l'atto d'amore più grande che possiamo dare a Dio, di dire salva quel mio nemico. Affinché siano purificate e finalmente libere dalla sofferenza, mi propongo di offrire sacrifici, le contrarietà e ogni sofferenza che la tua provvidenza ha stabilito oggi per me, per aiutare le anime del purgatorio e ottenere loro sollievo e pace. Amen. Ed ora cantiamo, invochiamo il sangue di Gesù sul nostro albero genealogico. Gesù, nel tuo sangue metto tutti i peccati di vizi capitali, dalla lussuria, dal vino, dalla gola, dalla valizia, tutti questi vizi capitali, Gesù, li mettiamo nel tuo sangue, del nostro albero genealogico.
mettiamo nel sangue di Gesù. Chi ha accettato di essere ministro di Satana, mettiamo nel sangue di Gesù e si è pentito, e si è pentito. Tutti i consacrati che sono nel profondo purgatorio, vescovi, sacerdoti, frati, suori, diaconi, nel sangue di Gesù tutti i laici di fede protestante, i laici di fede ortodossa, i laici di fede cattolica, mettiamo nel sangue di Gesù tutto il nostro purgatorio. Questa sera vogliamo che risplenda della luce di Gesù, che stasera vengono le anime che scelgono un prigione di luce, di serenità, di sollievo, proprio grazie per questa preghiera che voi venite qui a condividere davanti a Gesù. Spezza queste catene della morte. Anima nostra,
dei nostri fratelli che siete in purgatorio, ricevete questi benefici da Gesù, affinché possiate avere il suo allievo, in consolazione, e pregate per noi, affinché vengano annullate tutte le maledizioni, tutti i riti di consacrazione che sono stati fatti. Santo di Gesù, scendi su di noi, scendi sul nostro animo che è la noce. Liberaci anche dalle trasgressioni delle sofferenze fisiche e spirituali. Ed ora preghiamo per tutte le anime, o mio Signore, mio Creatore Redentore, io credo che nella tua giustizia è disposto il purgatorio per le anime che passano all'eternità, prima di aver soddisfatto di tutti i debiti di colpa o di pena. E credo nella tua misericordia, accetta i suffragi, specialmente il sacrificio della Santa Messa, per loro sollievo e liberazione. La vita in piena fede, infondimi sentimenti di carità verso quei fratelli che sono l'eterno riposo. E ora ci affidiamo anche a Maria, la madre nostra, la madre che ogni giorno si prende cura di noi. A lei auguriamo in questa preghiera le anime che sono soprattutto nel basso purgatorio, dove la luce non arriva e le tenebre sono fortissime. Vogliamo dire a Maria che siamo disposti, se Gesù ci chiama per poter salvare un'anima, a soffrire per loro, per la loro fede di espiazione, come va bene Maria Silva, la Santa Cella Cardana, come va bene per la Tuzzaero. Noi non siamo la parte di questi, ma siamo disposti ad accogliere qualche sofferenza per poterla offrire a Gesù in riparazione dei peccati, dei nostri defunti. Ed ora noi reciteremo il Santo Rosario per chiedere la Madonna. Chiediamo a Maria tutte le anime che ci sono nel cuore. È un bagliore di luce per loro,
e si affidano a me, alla sua potente preghiera, per accelerare la loro purificazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Maria, piena di grazie, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, regina della pace, San Giuseppe, Santa Caterina del Genova scriveva: il peccato è la copertura delle anime, un po' come la lettera. E nel purgatorio, da quell'impedimento. Possiamo comprendere anche perché nella misericordia di Dio, già il purgatorio in se stesso, come dice Santa Caterina da Genova, il purgatorio è misericordia, perché è ancora una concessione di salvezza che Dio ci dà e che potrebbe anche dire non sei adatto, non hai fatto il percorso, sei escluso. Quindi la misericordia è già parte della vita di purificazione, è un dono, anche la purificazione in se stessa. Dobbiamo ringraziare il Signore che attraverso la Santa Faustina ci ha donato questa preghiera della misericordia che almeno ci evita l'inferno. Ma dobbiamo proprio puntare anche noi con un cammino di perfezione al paradiso. Padre nostro. Quando noi ci siamo consacrati a lei, non dimentica
della nostra consacrazione e ci starà sempre vicino, sempre vicino, anche se dobbiamo espiare e purificarci nel purgatorio. Preghiamo per tutti quelle anime che purtroppo forse in vita non hanno invocato Maria, affinché la Madonna, ecco, per la nostra preghiera, possa interessarsi di queste anime dei nostri fratelli, di coloro che sono morti bestemmiando anche il suo nome, le bestemmie contro Dio, contro Maria, coloro che hanno operato sacrilegi anche nelle cose sacre, le profanazioni dell'Eucaristia. Vogliamo, ecco, chiedere a Maria, qui questa è una decina che gli diciamo a lei, di chiedere a Gesù di perdonare tutti chi hanno profanato le cose sacre o hanno bestemmiato il nome santo di Dio, di Gesù e di Maria di tutta la corte celeste. Quinto mistero contempliamo Gesù morto sulla croce. Con questo mistero lo voglio pregare insieme con tutti voi per i vostri fratelli di affonte. Ognuno penserà a un proprio caro, ognuno chiederà anche a Maria, ecco, che possa sciogliere tutti i nodi degli impedimenti che nella nostra vita provengono dal nostro albero genealogico. E in modo particolare questa sera voglio pregare anche per un membro della nostra comunità, di cui domani alle 14 faremo il nostro funerale, Ugo, il signor Ugo, che proprio stanotte si è spento, molti di voi lo conoscono, di cui domani alle ore 14 non ci sarà la confessione e celebreremo questo funerale. Poi alle 15:30 inizieremo la nostra adorazione. Lo accompagneremo con la nostra preghiera alle porte del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, ed ora recitiamo di vita mia e dell'addolorata, e con la Vergine Maria, nella sua sofferenza, possa comprendere il nostro dolore ed alleviarci con la sua presenza nella nostra vita. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo salvici, Padre del cielo che sei Dio, Dio del cuore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, prega per noi, Madre addolorata, prega per noi, Madre piena della croce, prega per noi, Madre prima del suo figlio, prega per noi, Madre trafitta dalla spada del dolore, Madre crocifissa nel cuore, prega per noi, Madre testimone della realtà.
il Santo Rosario. Prega per noi. Madre di tutte le anime del Purgatorio. Prega per noi. Pieno di Dio che togli i peccati del mondo. Perdona, Gesù, Signore. Pieno di Dio che togli i peccati del mondo. Pieno di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, o Dio, che hai voluto la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del dolore, concedici di pregare di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo, perché diventi un'occasione di grazia e strumento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
sciolto tante anime nel tuo regno, tanti nostri fratelli che abbiamo conosciuto, tante persone che stiamo venendo qui a pregare. Benedici ancora tutte le nostre intenzioni e concludiamo questa nostra donazione. Tanto meglio. Domani il programma è già pronto.